Mancava da più di 5 mesi la vittoria interna al 21 settembre per il Matera e per fortuna è arrivata nei play-out nel momento del massimo bisogno. Eppure i tifosi correttissimi, come quelli della Battipagliese, con cui esistono rapporti di buon vicinato, hanno temuto il peggio, soprattutto quando il campano Fioraso ha segnato al sesto della ripresa il primo gol. Dopo appena 5 minuti il pareggio di Sansonetti, che aveva sostituito da pochissimo in campo Bella Cicco in giornata opaca. Il Matera capisce che può farcela, ma la rete della vittoria arriva al 43esimo, un bel tiro di Gentile che regala in extremis il 2-1 ai biancazzurri e la speranza di permanenza.